Buongiorno e buona giornata e buon martedì a tutti. Cari amici, dopo la Royal Rumble, quindi dopo che è iniziata la strada verso WrestleMania 37, prima avvenimento, il consueto da lunedì per la WWE è Monday Night Raw. Un Monday Night Raw edizione del 1º febbraio, abbastanza interessante. Con un confronto di apertura di puntata tra Drew McIntyre, Edge e poi c'è stato anche Sheamus, con il conseguente poi tradimento dell'amico Sheamus nei confronti dell'ormai quello che è ex amico in chiave narrativa Drew McIntyre, lo stesso Drew McIntyre che se non vado errato sembra aver accettato quindi a questo punto la sfida lanciata da parte di Sheamus. A questo punto presumiamo che i due molto probabilmente si contenderanno il titolo WWE in quel di Elimination Chamber, prossimo pay per view in casa WWE per quanto riguarda i brand maggiori, in quel sempre di Tropicana Field in Florida, Thunderdome, il 21 febbraio. Ricordiamo che poi il 14 febbraio ci sarà NXT TakeOver 33. Riddle ha potuto affrontare per una nuova volata, diciamo così, Bobby Lashley per il titolo degli Stati Uniti, ma sembra che Bobby Lashley non gli voglia concedere proprio alcuna possibilità. Ne ha approfittato il caro Bobby facendolo cedere, però per squalifica, perché praticamente la full Nelson, la sottomissione caratteristica di Bobby Lashley, l'aveva fatta che praticamente Riddle era all'esterno del quadrato, alle corde, quindi quando l'arbitro inizia il conteggio per il fatto delle corde, tu massimo a 4 devi lasciare. Invece Bobby Lashley ha continuato e quindi ha vinto Riddle per squalifica, però la cintura United States è rimasta la vita di Bobby Lashley. Poi c'è stato anche Bad Bunny, colui che ha tenuto anche una breve performance musicale al pay per view Royal Rumble. Xavier Woods con l'assistenza di Kofi Kingston ha affrontato Mustafa Ali, a vincere è stato Xavier Woods. Poi puntata speciale del Miz TV con Bad Bunny come ospite. Poi devo dire la verità, amici, nonostante sia la federazione a scegliere, però secondo me questa volta ci ha preso Damian Priest, che davvero può essere importante per loro. Dobbiamo dire innanzitutto che la sua prima sfida, con l'assistenza diciamo di Bad Bunny contro The Miz, con l'assistenza di John Morrison, è stata abbastanza interessante, anche se sì, l'ho aiutato un po' Bad Bunny, però Damian Priest ha davvero tanto tanto talento, ricordando che ad NXT è stato campione nordamericano. Poi sfida titolata per i titoli di coppia maschile, l'Hart Business contro Lucha House Party, Lucha House che danno sempre spettacolo con le loro scenografie spettacolarizzazioni di voli, ma a vincere sono stati gli Hart Business. Poi c'è stato un triple threat tag team femminile per un'opportunità titolata a quelle che sono le neo campionesse Nia Jax e Shayna Baszler, Charlotte e Asuka contro Dana Brooke e Mandy contro Naomi e Lana. Cari amici, possiamo dire che secondo me dovrebbe arrivare un punto determinante però per quanto riguarda questo tipo di rivalità tra Charlotte Flair, Lacey Evans e Ric Flair, magari chissà una sfida dove la Charlotte affronta Lacey Evans però è bannato Ric Flair, perché proprio per colpa di Ric e di Lacey Evans
Asuka e Charlotte hanno perso la contesa, a vincere sono stati Naomi e Lana, che quindi ai loro rientri, soprattutto per Lana, vedono già una bella luce, possibilità di affrontare le campionesse. Vedremo se in una puntata settimanale di Raw o ad Elimination Chamber. Poi Elias e Jackson Ryder hanno affrontato Jeff Hardy e Carlito. Carlito, dopo tanto, tanto tempo, ritorna in azione a Raw, dopo che appunto già comunque è tornato dopo 10 anni domenica alla Royal Rumble. A vincere sono proprio Jeff Hardy e Carlito. Alexa Bliss contro Nikki Cross, vince Alexa Bliss, però dobbiamo dire, certo non è noto, nel senso non è nuova l'accusa, però ormai abbiamo compreso che Alexa Bliss ha almeno 2/3 personalità tra The Fiend, lei e la giocherellona, quindi. E poi la puntata si è chiusa con Randy Orton contro Edge. A vincere è stato Edge, però prima di arrivare alla vittoria di Edge c'è stata la consueta canzoncina della Firefly Funhouse. E Alexa Bliss che si è presentata così dal nulla, seduta, appoggiata su un sostegno del paletto dove Ligolava, non sappiamo che cosa dalla bocca, vabbè, i poteri degli effetti speciali, e quindi Randy Orton è stato distratto ed Edge è stato favorito per vincere la contesa. Ricordo inoltre che a SmackDown questo venerdì verranno sia Bianca Belair che lo stesso Edge, diranno chi vorranno affrontare a WrestleMania. A questo punto però si pensa che i famosi rumors di un paio di settimane fa che vedevano Edge contro Roman Reigns non siano solo dei rumors, ma chissà che non possa diventare realtà concreta, quindi vedere a WrestleMania Edge contro Roman Reigns, Spear contro Spear a WrestleMania 37 e Bianca Belair lo stesso, che potrebbe scegliere Sasha Banks o Asuka. Anche se a Raw non dimentichiamoci che c'è stato l'approdo di c'è a Raw nel brand maggiore c'è stato l'approdo di Rhea Ripley, solo che almeno se non mi è sfuggito nulla, pare che non dovrebbe far parte dello show rosso del lunedì sera Rhea Ripley, ma si pensa a SmackDown. Comunque vedremo. Niente, per il resto noi poi ci vedremo, penso di riuscire giovedì per la recensione di NXT dove ci si porterà avanti nei Dusty Rhodes Tournament maschili e femminili, quindi la strada si inizia a delinearsi, si inizia a tracciare verso WrestleMania. Questo punto è più che mai, come nelle altre occasioni, importante seguire ogni settimana le puntate di Raw, SmackDown, ma anche NXT. Sì, poi vi lascio con quest'altra cosuccia che avevo letto da dove guardo io un po' su Spazio Wrestling, sul web, su Facebook, che è praticamente per quanto riguarda la rissa reale a 30 donne, si dice, però magari forse è stato giusto un errorino di poco peso, che praticamente chi ha appoggiato prima i piedi per terra, e quindi che magari effettivamente è stata eliminata, forse è stata Bianca Belair e non Rhea Ripley, però diciamo che almeno anche dall'annunciatore che ha appunto decretato Bianca Belair vincitrice della rissa reale, a meno che poi venerdì succede qualcosa di clamoroso proprio in base a questo fattore qui. Quindi io vi saluto, cari amici. Noi ci vediamo, detto giovedì per quanto riguarda NXT, poi vediamo.
non so per quanto riguarda le due semifinali capitali se, fa, se faccio un video o magari attraverso una cosa un po' più semplice dalle stories su Facebook, vediamo un po', sicuro il video su NXT. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime occasioni. Siamo sempre in gamba. Ricordando, mi raccomando, mai imitare le mosse che vediamo fare da questi lottatori e lottatrici. Loro si allenano, noi, anche se per dire andiamo in palestra, ma non siamo dello stile loro. Quindi manteniamoci in salute, che è meglio. Insomma, abbiamo già sofferto già da un annetto dal Covid, quindi ancora di più. Grazie a voi tutti, alla prossima. Ciao!